tutto, soprattutto a te dietro, ma a tutti e tre i relatori, perché quello che già è venuto fuori filigrana è il fatto che questo raccolto che tu hai fatto dei testi subusi di Enrico Crispolti sia anche l'esemplificazione di un metodo. Allora io vorrei chiedere a voi tre, che siete in fondo, diciamo, molto giovani rispetto a chi ha fatto quei testi, qual è la caratteristica che per voi risulta attuale, se attuale, o diciamo anacronistica, se anacronistica, e qual è il portato di questa metodologia rispetto alla situazione attuale della storiografia e della critica d'arte militante? Cioè, c'è una caratteristica che è formativa per voi? C'è qualcosa che secondo voi rimette a posto le cose o che contraddice l'attuale tendenza del fare critica e del fare storia dell'arte? Parlo io d'esterno allora. Ma allora, diciamo, è una domanda difficile, se posso. No, perché vuol dire anche fare un po' i conti anche su quello che è il nostro di lavoro e su come lo vogliamo fare. Dal lavoro che Crispolti viene una tensione nei confronti delle cose, molto spesso il lavoro dello storico dell'arte tende a perdere. Io posso dire, forse una delle prime cose che ho letto, come tanti studenti, è stato come studiare l'arte contemporanea, cui tu hai una parte di responsabilità. Come qui, in cui si dice una cosa, cioè il critico deve essere storico e il critico aiuta lo storico e lo storico deve supportare il critico. E forse questa era la risposta che da studente cercavo, in qualche modo. Cioè, come si poteva conciliare anche un certo accanimento filologico che a noi è stato insegnato, cioè di cercare di dissezionare le cose, come questo potesse bilanciarsi invece con una lettura molto più aperta. Forse quello che, diciamo, che resta valido è il cercare di avere degli oggetti e cercare di leggerli, che è un problema di fondo che forse la migliore storia dell'arte che si fa ancora adesso si pone. Il problema è come. Forse ecco quello che riesce per riemergere una parola che ormai in parte è andata fuori moda, forse sbagliando. Troppa filologia senza fenomenologia forse rischia di rivedere le cose. Credo che sia questo quello che resta. Questo era un approccio che quando comincia era dirompente rispetto alla critica, era l'uscita dalla critica crociata. Per noi che ormai la croce è qualcosa di lontano, è forse una sorta di controveleno a certi eccessi di positivismo, cioè in un certo modo di studiare, nel fatto che non basta semplicemente arrivare se no quell'ossessione di trovare una data, trovare un significato, ma bisogna trovare anche un significato che va in un'altra, va a letto altrove. E l'altra cosa, se devo dire, che da un punto di vista personale io tengo come riferimento, è cercare di capire come funzionano i processi artistici. E questo è un qualcosa che la critica ha recepito di meno e forse una delle cose su cui bisogna insistere. Soprattutto nel Novecento, se non si capisce come l'opera viene fatta, non si può capire, non gli si può dare un significato. Questo è qualcosa, questa è una preoccupazione che qui è costante. Io sono scritto sull'informale, ho imparato questo, soprattutto. Il fatto che bisogna capire le cose come sono fatte, perché un processo è più parte dell'opera. Ed è un qualcosa che, diciamo, l'umanista puro tende un po' a perdere di vista, anche per un motivo di fondo. L'umanista non sa disegnare e quindi si perde una parte del lavoro. Se ci si ferma a studiare il Cinquecento si possono trovare alternative, ci si salva lo stesso. Sul Novecento ci si può pigliare i documenti, ma il lavoro soltanto sul documento alla fine perde di vista le opere. E questa è forse una delle strade per tornare a riguardare le opere,
senza soltanto doverle mettere sul tavolo d'autopsia. Certo, una bella domanda così complessa e interessante che vi chiederebbe un altro tavolo. Cercherò di essere molto sintetico. Credo che il merito degli Spolti è aver dimostrato che la storia dell'arte contemporanea si può trattare come con il metodo della storia dell'arte. E questo è stato il merito straordinario. Io ricordo, insomma, l'iconografia dell'arte, erotismo nell'arte astratta, l'iconografia dell'erotica nell'arte astratta, no? Qualcosa, l'arte astratta, eppure più Spolti, da saggi molto illuminanti, ha osservato, studiato l'arte astratta con un metodo iconografico e cronologico che è tipico appunto di quello che si applica all'arte del Rinascimento. La mia stessa tesi di specializzazione era diffidenze e definizioni dell'iconografia nell'arte contemporanea, quindi in qualche maniera ne abbiamo attraversato noi la problematica. Certo, oggi è un metodo, inoltre più volte ci ha insegnato che i documenti va da sé, è l'artista stesso. Quando inviti l'artista a parlare in pubblico porti un documento, l'intervista è un documento, lo scritto dell'artista, che in passato non sempre potevamo avere così in maniera così disponibile, è un documento e quelli dobbiamo studiare. Quindi ci ha aperto il campo a una possibilità estrema. Il problema è un altro, è che l'arte contemporanea a un certo punto è diventata post-contemporanea, post-arte, post-critica. E allora il metodo degli Spolti oggi per me risulta difficile, forse inapplicabile, perché io di fronte a una performance, a un sacco di carbone di Cunellis che non ha un linguaggio formale, di fronte alla videoarte che si chiaramente è collegata con esperienze di cinema, esperienze che vanno ben al di là dell'arte, di fronte a una pittura come quella della Transavanguardia che non è pittura, e quindi che è? Allora, di fronte a queste esperienze, è chiaro che il metodo degli Spolti a me risulta, lo cerco, ma non posso applicarlo, insomma, a uno squalo in formalina di Daniel Ernst. È qualcosa di, io credo che l'ultimo artista su cui possiamo applicare questo metodo, forse Francis Bacon sarebbe di applicarlo, però dopo diventa problematico, con tutte queste nuove forme di contaminazioni dove l'azione sociale diventa opera d'arte, no? L'artista che stringe la mano diventa opera d'arte. Di fronte a questo credo che dobbiamo alzare bandiera bianca se vogliamo applicare questo tipo di studio, ma dobbiamo trovare nuove strategie critiche. Però in tutto questo, quello che un libro come questo insegna è che l'etica del critico è quella che può permettere a un critico di continuare a essere critico anche di fronte a performance o cose, a stanze bianche senza niente dentro, ma solo col concetto che le anima. Cioè, ci può essere comunque un sapere di studio, di scrittura, di riflessione e di etica, proprio etica, non tipo morale, ma di etica critica, non post-critica, che quella sì, sicuramente dobbiamo, dovremmo, cerchiamo in maniera maldestra rispetto agli Spolti a fare la nostra, quella assolutamente attuale, poi che sia poco seguita per convenienze di vario tipo, un altro discorso, però sicuramente è quella che al netto di tutto può essere ancora praticata. Molto già è stato detto, in effetti. Io credo che Spolti, come appunto insegnamento, ci ha dato veramente una molteplicità di campi di indagini, e di metodi con cui approcciarci a questo. Insomma, non limitarsi veramente alla consuetudine, no? Ma allargare veramente anche ad altri approcci. Quello che diceva Marco forse è vero, cioè è difficile oggi trovare una metodologia applicabile al contemporaneo oggi, però credo che, e qui emerge anche nel libro